Buonasera, buonasera a voi. Allora, continua l'acceso dibattito nella politica italiana per quanto riguarda il DDL Zan sull'omofobia. Ci sono pareri molto discordanti, c'è chi, ad esempio, ritiene che non sia necessario perché c'è già una legge, la legge Mancino, che tutela chi subisce un certo tipo di aggressione. E chi viene in qualche modo apostrofato per il proprio modo di essere, per la propria sessualità, per la propria razza e così via. E quindi continua questo dibattito. È chiaro che è sempre dietro l'angolo il pericolo da parte della sinistra di voler chiudere la bocca alle persone, di non permettere alle persone di esprimersi liberamente. E io dico anche che potrebbe diventare pericoloso nel momento in cui tu magari hai un semplice diverbio con un omosessuale e puoi litigare con lui, magari attaccandolo duramente, ovvio, mai perché non può essere mai il tema la sua sessualità. Capite? Questo è l'assurdo, no? Chi è in uno scontro del genere tira fuori questo tipo di questioni, è evidente che è un idiota, un imbecille. Però attenzione che anche chi ha una cultura assolutamente aperta come deve essere e però giudica magari un omosessuale al pari come giudicherebbe un eterosessuale, cioè per le sue azioni, ed inizia magari ad attaccarlo per delle cose che non condivide, che per delle cose che magari quest'ultimo ha commesso. Devi in ogni caso fare attenzione perché si potrebbe sempre travisare il fatto che tu lo stai attaccando in virtù del fatto che ti trovi di fronte un omosessuale. Questo è un po' il pericolo. Tra l'altro, c'è comunque anche nel mondo degli omosessuali ci sono delle posizioni molto diverse. Io vi ho detto che uno dei grandi pericoli è che ormai i gay sono diventati una fortissima comunità in molte parti del mondo, ad esempio negli Stati Uniti, dove molto spesso c'è diciamo una discriminazione al contrario, dove spesso i gay hanno dei vantaggi per quanto riguarda, ad esempio, il posto di lavoro, trovano più facilmente che, ad esempio, un eterosessuale e così via. Però poi ci sono altre posizioni che per fortuna sono differenti, no? Anche nel nostro paese resta così abbastanza emblematica la posizione di Dolce Gabbana, in particolare di Dolce, che qualche anno fa tra l'altro era stato anche pesantemente attaccato quando riteneva che la famiglia, insomma, è sacra e la famiglia bisogna salvaguardarla ed è fatto da un uomo e una donna. E lui diceva proprio, cioè, insomma, nella vita non si può avere tutto. Se uno è nato in una certa maniera, deve accettare di essere com'è, no? Voglio dire, però non si può a questo punto avere tutto, no? Questo era un po' il suo modo di esprimersi, molto molto condivisibile, no? Io spesso faccio un esempio perché mi viene facile, perché provengo dal mondo dello sport, in particolare della pallavolo, dove io ho visto ad esempio dei ragazzi di statura non eccelsa fare molto bene nelle giovanili, dove la rete non è ancora ai massimi a 2,43 ma è a 2,15, 2,24 e quindi riuscire a cavarsela. Però poi quando questa rete si alza, purtroppo a loro è impedito di fare per ragioni fisiche un certo tipo di carriera e magari di arrivare in Serie A. E questa è la stessa cosa, cioè ognuno deve far conto con il proprio fisico, accettarsi come siamo, ma non pretendere a quel punto di avere tutto, come giustamente sottolineava Dolce quando è stato poi pesantemente attaccato. Ma lo stesso Malgioglio, anche lì c'è stata una grande polemica, no? Quando Malgioglio aveva detto che è importante che un bambino possa chiamare mamma. Lui non aveva negato che magari due omosessuali possono crescere bene un bambino, però appunto aveva sottolineato che è importante che lui possa chiamare mamma e che ci sia la figura femminile. Sul matrimonio poi si era espresso che non la vedeva così una cosa necessaria perché lui aveva tantissimi amici
che stavano insieme da molti anni e non sentivano questa necessità di sposarsi. Quindi anche nel mondo gay ci sono delle posizioni molto molto differenti. Quello che ancora una volta non funziona e non funziona in questa sinistra italiana, e chiaramente ci sono anche dei gay di sinistra, è evidente, è il fatto che dobbiamo essere tutti uguali, devono diventare tutti uguali, tutti la stessa cosa, una globalizzazione dove siamo tutti uguali. È questo che è inaccettabile, è su questo che noi dobbiamo batterci fortemente, perché questo non è la vita, non è come Dio ci ha creato, dobbiamo accettarci come siamo e quindi anche far conto con il nostro modo di essere. Mentre, ripeto, la sinistra vorrebbe che fossimo tutti quanti uguali, e su questo noi chiaramente dobbiamo batterci. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.